Amici sportivi, buon pomeriggio. Siamo tornati in diretta su Telebari con il 91esimo minuto TB Sport. Un Bari straripante, meraviglioso, ha seppellito letteralmente di gol il Brescia. 6-2 il punteggio maturato al San Nicola questo pomeriggio. Una vittoria che consente al Bari di posizionarsi in testa alla classifica con Regina, lo stesso Brescia, in virtù anche della sconfitta contemporanea proprio della Regina a Modena. Ne parliamo ovviamente in questa puntata con Nicolas Cariglia. Ben ritrovato. Hai altri aggettivi da aggiungere per questo Bari? No, altri aggettivi no. Buon pomeriggio a tutti. Però c'è una bella statistica di cui parlavamo prima. L'ultima vittoria 6-0 del Bari in Serie B nel 1929-30 contro la Parmense e la Dominante, a dimostrazione di quanto questa vittoria sia insolita per una squadra come il Bari. Ne parliamo con voi, potete scriverci sotto le nostre dirette Facebook, ma ne parliamo anche con il coordinatore del settore giovanile del Bari, responsabile del progetto SSC Bari Generation, Marcello Sansonetti. Buon pomeriggio, Marcello. Ciao Michele, ciao Nicolas e un saluto a tutti i tifosi biancorossi. Marcello, come possiamo insomma, commentare questa vittoria straripante? È un qualcosa che nessuno poteva aspettarsi, però il Bari ha letteralmente dominato questa partita, cioè 6 gol ci sono tutti, ha completamente annullato una delle capoliste di questo torneo al momento. Assolutamente, detto bene, è stata una partita fantastica, rimarrà nella storia sicuramente, la cornice di pubblico, l'importanza della partita. Abbiamo raggiunto la vetta della classifica, abbiamo fatto 6 gol, una squadra che gioca con un'intensità pazzesca, preparata la partita benissimo dal mister, dei valori in campo tecnici non indifferenti, perché abbiamo visto tanta qualità sia negli 11 titolari che in chi è subentrato. Io veramente personalmente vivendo un sogno, ma credo che lo stiamo vivendo un po' tutti quanti. E infatti è come vivere un sogno, perché è veramente tutto così improvviso, incredibile. Ricordiamolo che il Bari comunque di fatto è una neopromossa, però Marcello, è vero che adesso non si deve guardare la classifica perché è sempre troppo presto, però guardare il Bari in testa non può che renderci felici, orgogliosi, perché dobbiamo ricordarci anche da dove arriviamo, come è rinata questa società dopo il fallimento. Assolutamente sì. Partiamo dalle ceneri di un fallimento, non era facile strutturare una società che è cresciuta giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Di questo va fatto veramente un complimento enorme al presidente e al direttore sportivo che ha messo su questa squadra. Ma quanta strada abbiamo fatto per arrivare a questo punto? Noi abbiamo fatto dei campionati in Serie C anche difficili. Però il percorso era inevitabile, dovevamo fare un percorso per arrivare a questo momento e adesso ce la dobbiamo godere tutta. Ecco, non dobbiamo guardare la classifica, soprattutto oggi che siamo primi in classifica, sarebbe deleterio, perché questa squadra ha un'identità, ha un equilibrio, ha dei valori che possono soltanto crescere. Quindi andare lì a dire adesso siamo primi, dobbiamo ammazzare il campionato, no, dobbiamo fare un percorso parallelo a quello della squadra, dobbiamo cercare di star dietro, ogni partita è a sé. Abbiamo fatto un capolavoro a Cagliari, quest'oggi vincendo 1-0, quest'oggi addirittura con 6 gol all'attivo. Quindi ogni partita racchiude in sé una sfida importante. Devo dire che quest'oggi i complimenti a mister Mignani sono d'obbligo, così come la scorsa partita, perché la partita l'ha preparata tatticamente perfetta. Inserimento del terzino in sostituzione di Pucino, Dorvalla ha fatto un partitone, ma poi entrare nei singoli sinceramente in questo momento diventa anche difficile, che hanno giocato tutti quanti, ripeto, anche chi è subentrato ha giocato benissimo. Già l'emblema, ecco, possiamo parlare di pillole. Il fatto stesso che tutta la panchina ha aspettato alla fine del primo tempo l'arrivo della squadra per scendere giù negli spogliatoi tutti quanti insieme fa capire quanto è coesa questa squadra, che valori morali ci sono a cospetto di quello che abbiamo detto prima, dei valori tecnici, tattici di cui ormai ne parla tutta l'Italia.
Dicevi bene, Marcello, prima, insomma, diventa poi difficile anche chiederti il migliore in campo, perché penso che, insomma, tutti, da chi era titolare, da chi è partito titolare a chi è subentrato, è stato il migliore in campo in una vittoria così importante. Nicolas, vengo da te per prime considerazioni e primi messaggi. Sì, perché siamo effettivamente dopo 7 giornate su 38, sono ancora poche, ma il 19% del campionato è praticamente un quinto dello stesso. Miniani in conferenza stampa nel prepartita, Marcello, ha detto: è ancora presto per capire quali squadre passeranno da sorprese a certezze del campionato. Ti chiedo, secondo te, a questo punto che cosa manca al Bari eventualmente per passare da sorpresa a certezza? Nicolas, deve passare del tempo, devono passare tante altre giornate. È vero, quello che dice mister è la sacrosanta verità, e nella riprova il Brescia, prima in classifica, 5 vittorie su 6, non è detto nulla, siamo ancora all'inizio, magari ha affrontato delle partite un po' più alla portata o ha trovato delle squadre in difficoltà inizialmente come il Sud Tirol o come il Como, quindi ha perfettamente ragione il mister, bisogna andare con i piedi di piombo, vivere la giornata, non guardare la classifica e goderci quello che di buono sta facendo questa squadra, che non è poco, perché oggettivamente io, tranne gli ultimi due gol che onestamente non fanno testo, rischiavamo di fare il terzo clean shot della partita, la terza partita che poteva finire con 0 gol subiti, se non consideriamo gli ultimi due, quindi vuol dire che una solidità difensiva ritrovata al cospetto di un inizio un po' così, poi un centrocampo di sostanza e qualità che si propone, va a fare gol con Folo Ruscio, con Bellomo. È un attacco che in che dira, se non erro è il capocannoniere del campionato, sì, sicuramente del Bari, ma ha una punta di diamante con di fila, come? Settimo gol in campionato, sesto di fila, numeri impressionanti davvero per che dira. Impressionanti, se consideriamo poi i 4-5 ne ha fatti Antenucci. 5 Antenucci, no, la coppia più prolifica del 4 Antenucci in campionato e 5 che dire in Coppa Italia nel precampionato. Quindi è la coppia più prolifica del campionato, ma anche gli altri che subentrano, Schindler che appena entra in campo fa gol, dai, stiamo vivendo un sogno che comunque non è un sogno che viene così all'improvviso, ma è frutto di un lavoro certosino fatto in primis dal direttore sportivo, bisogna riconoscere questo, e poi dal mister che ha messo su questo gruppo granitico fatto di uomini veri che si vogliono bene, che lottano ognuno per l'altro e che qualitativamente devo dire che sono completi in tutti i reparti. Abbiamo visto tanti cambi quest'oggi, entrare sia difensori che centrocampisti che attaccanti e tutti i possibili titolari, quindi questa forse credo che sia la vittoria più grande per un allenatore, ma per un club, avere 15-16 titolari, questo ti dà garanzia ancora di più per il futuro, non tanto il primo posto ma più che altro questo. E anche un'altra cosa, permettetemi di dire, fare i complimenti al professor D'Urbano, la condizione atletica, io ho visto una squadra fisicamente straripante, con una gamba veramente tonica che ripartiva su ogni pallone e che ti dà la forza e ti dà anche il termometro di quello che stiamo vivendo, perché se non stai bene fisicamente è difficile poi reggere questi ritmi a queste temperature, a questi orari, quindi questo va da annoverare, così come un'altra cosa è l'atteggiamento di una squadra. Io credo che in vita mia raramente ho visto, a partire dalla nazionale, una squadra stile inglese che una volta ha fatto il secondo, il terzo, il quarto gol continua a macinare il gioco con una consapevolezza di sé strepitosa. Di solito abbiamo sempre vissuto sul doppio vantaggio, ma ripeto, parlo a livello nazionale, della nazionale, delle squadre di Serie A, una volta fatto il 2-0, questo palleggio sterile, questa gestione della gara. Invece senza paura siamo andati, proprio perché fisicamente e tecnicamente ce ne abbiamo tanto, ma tanto tanto.
Hai fatto bene a ricordare tutti questi aspetti, Marcello, mi hai anche anticipato insomma nelle considerazioni, perché non dobbiamo ricordarci che questa è una squadra che nonostante il 4-0, il 5-0, il 6-0 ha continuato sempre ad attaccare e ha mostrato una brillantezza fisica dall'inizio alla fine. Non ci scordiamo che noi stiamo giocando comunque di pomeriggio alle ore 14 a Bari di questo periodo, insomma con 28 gradi non è mai semplice. Nicola, se vengo da te, se ci sono altre domande. Sì, perché più che altro c'è una bella statistica relativa a Nicola Bellomo. Il 16 maggio 2015 c'è stato l'ultimo gol in Serie B di Bellomo, parliamo di 7 anni e mezzo fa. Avversario in quell'occasione il Brescia. A volte ritornano per il discorso di Bellomo, vittoria 3-2 in quel caso sempre per il Bari, e c'era in campo anche Benali dall'altra parte, oggi ancora in campo con il Brescia. Volevo chiedere a Marcello, ce l'hanno chiesto adesso in diretta su Facebook, quanto è stato importante alla fine, dopo 7 giornate di campionato, mantenere quello stesso gruppo dell'anno scorso e andare a inserire pochi elementi ma nel punto giusto, mantenendo però, lo hai detto tu anche prima, quella componente del gruppo, dei rapporti umani molto molto stabile. È fondamentale, tantissimo, l'ho detto prima, è un po' il segreto che hanno avuto tutti i gruppi che dalla C sono passati alla Serie A. Non so se vi ricordate il periodo famoso della SPAL, del Crotone, del Parma, insomma hanno mantenuto questi gruppi, quindi vuol dire che il lavoro precedente, ecco, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, il lavoro precedente di tessitura tecnica della squadra fatta in Serie C aveva un valore ulteriore, perché non solo ha vinto il campionato di Serie C quel gruppo, ma come vedete sta facendo bene, è protagonista anche in Serie B, quindi ancora di più. Io poi non voglio essere di parte, chiaramente sono in primis tifoso, quindi sono trabordo di entusiasmo oggi, però oggettivamente è così, stiamo vivendo tutti quanti un momento bellissimo e va dato merito, ripeto, alla società che ha creduto, Marcello, in primis nelle persone. Marcello, scusami se ti interrompo, ma ai nostri microfoni c'è il presidente Luigi De Laurentiis. Cristian, vengo da te. Presidente, Bari primo in classifica, una partita clamorosa, una vittoria incredibile, difficile no anche aggiungere ulteriori aggettivi a quello che abbiamo visto questo pomeriggio. Ma oggi è stata un'emozione enorme, a un certo punto mi sono chiesto se stessi sognando, perché al 6-0 veramente non sapevo più cosa pensare. Qui è qualcosa di magico, ho pensato a tutti i momenti difficili, a quanto abbiamo veramente faticato per arrivare dove siamo oggi. Siamo primi in classifica di Serie B e il mio primo pensiero è stato per i tifosi, perché è bello potergli regalare queste gioie, queste emozioni, l'abbiamo fatto per loro. Ogni giorno i ragazzi si allenano, il mister, il direttore sportivo, lo facciamo per questa bellissima città, perché ci crediamo, perché il Bari è una grandissima responsabilità, e quindi il mio primo pensiero va a tutti i tifosi che vengono ogni giorno, che vengono a tutte le partite, che ci portano a essere ottavi d'Italia come presenza allo stadio, ma anche a tutti quei tifosi che ci guardano da altre città, ci guardano in televisione, che ci seguono, che hanno quella passione per il Bari. Ecco, io sono felice per voi, sono felice per tutto il gruppo di lavoro, per tutti. Presidente, io ho commentato tante partite del Bari, anche di altre squadre. Io una squadra così ultimamente non l'ho mai vista, ma lo dico veramente con sincerità, e la parola magia traspare anche a me l'emozione, perché poi ho giocato qua e anche lei l'emozione, e questa è una cosa importante, bella, e quindi qualcosa di magico, perché ho visto i ragazzi sul 5-0 e 6-0 andare a rincorrere ancora l'avversario con una condizione fisica, mentale, tecnica, veramente qualcosa di magico, e giustamente bisogna sognare, perché il calcio è fatto di sogni come nella vita. No, è bellissimo, noi un anno fa siamo ripartiti da zero e ho trovato degli uomini, io questo l'ho detto nel corso dell'anno scorso, all'inizio di quest'anno, lavorare con degli uomini veri, a partire da tutto lo staff, a partire da tutti i giocatori, l'allenatore, il direttore sportivo, sono tutti uomini, e quindi ci siamo uniti e abbiamo passione, ci emozioniamo e giochiamo dando tutto, e questo si sta cominciando a vedere sempre di più. Il gruppo dopo un anno insieme
continua a essere forte e questo è importante. Oggi io mi sono emozionato per Mirko Antenucci quando lo stadio cantava Mirko, per Di Cesare che ha iniziato con noi questo percorso ed è bellissimo poterlo vedere così atletico, forte, a 39 anni. Sono tutte cose belle, da uomini veri. Da uomini veri, e poi c'è un giocatore che continua a segnare con una regolarità disarmante. Sono 7 gol in 7 giornate di campionato, mi riferisco a Walid Khedira. Ah, è bellissimo perché l'altro anno noi abbiamo visto qualcosa in lui, anche se poi devo dare atto anche a Ciro Polito che l'ha voluto confermare, ci abbiamo creduto e in Serie B con un gioco più aperto lui sta dimostrando ancora più forza, concentrazione, anche per lui deve essere tanto. Segnare così, essere il capocannoniere della Serie B, aver segnato col Marocco, oggi stavo col papà e sono belle persone, anche Wall è un uomo sicuro, sereno, la serenità nello sport è fondamentale. È stato un San Nicola da pelle d'oca, è riuscito a trattenere la lacrimuccia. Noi abbiamo fatto fatica anche in Radio Cronaca. Ma a me, ripeto, sono tante emozioni, è importante, all'inno ho sempre la pelle d'oca, ogni singola partita è bello perché ecco, ripartire e ricostruire da zero, cioè lo stadio, vederlo sempre più definito, sempre più ricco, sempre più gente, oggi eravamo 24.000. Sono soddisfazioni, sono gioie, regalare 6 gol a 24.000 tifosi, a tutti quelli che erano collegati, sono gioie immense, uniche, per me sono veramente momenti emozionanti. Perché la squadra, oltre a saper soffrire, ha creato questo spirito, chi entra, chi gioca, anche chi sta fuori, non c'è mai stato una polemica, perché credo proprio il lavoro in simbiosi, presidenti, direttore sportivo, allenatore, è un collante che ha funzionato l'anno scorso specialmente e quest'anno sta dando ancora di più perché la qualità c'è e ce n'è tanta. C'è un collante, hai detto bene, io voglio anche comunque complimentarmi col mister perché il mister e il suo staff sono sempre sul pezzo. Il mister si preoccupa di tutti i giocatori, ma anche umanamente, quando qualche giocatore non gioca si preoccupa anche ovviamente del loro possibile malcontento. Allo stesso tempo rende tutti, nessuno è indispensabile, quindi questo è importante perché tutti negli allenamenti danno il massimo. Questa settimana e anche quella precedente c'è stata questa pausa, ma dove i giocatori sono allenati e i giocatori hanno dato veramente il meglio, perché tutti sanno che chi dà il meglio entra in campo e gioca. E questo è molto importante, tenere la linea dura, su questo Michele Mignani già l'anno scorso lo ha dimostrato, quando alcuni giocatori restavano seduti, quando anche giocatori bravissimi non giocavano, che ha tenuto una linea e questa linea si vede oggi, quest'anno, con un gruppo che è ancora più unito, più coeso. Presidente, a chiudere, il Bari ha ritrovato la vetta dopo 5 anni, giusto mantenere i piedi per terra, però giusto alzare anche l'asticella dell'ambizione e sognare tutti insieme. Io credo che sia un campionato lunghissimo, partire così è bello, è importante, è un campionato lungo, difficile, le avversarie sono importanti, hanno tante risorse e quindi bisogna restare concentratissimi. Oggi è soltanto un primo risultato di cui essere fieri e orgogliosi per il Bari, per la città, per i tifosi, però è ovvio che, ripeto, è un campionato lunghissimo, però il Bari oggi ha dimostrato di esserci, di non avere paura di nessuno. Grazie Presidente. Grazie a voi. Torniamo in studio, queste le parole del presidente Luigi De Laurentiis, insomma visibilmente commosso non solo per il risultato ma poi anche per tutto il lavoro che c'è dietro, che c'è stato per ricostruire una squadra ed una società vincente. No Marcello, poi alla fine la competenza, la serietà, la professionalità sono cose che alla fine pagano sempre, non si scappa da questo, ecco. L'ho anticipata un po' questa intervista al Presidente, anche le domande del Dige, perché effettivamente è così, è chiaro, non sfugge, e i complimenti vanno fatti in primis a lui, proprio a lui, a questa società che non smette mai giorno dopo giorno di crescere, di voler crescere in ambito comunicazione, marketing, commerciale, in ambito tecnico e struttura
sempre più con delle figure professionali qualificate questo gruppo di lavoro. Quindi in primis vanno fatti i complimenti a lui e alla società. Poi, come dicevamo, a cascata al direttore, al mister, che sempre più ci sta impressionando per le qualità sia morali e pacate che dimostra ogni volta che viene ai microfoni, ma soprattutto per unire questo gruppo, cementare questo gruppo sia a livello spogliatoio, ma soprattutto a livello tecnico-tattico. Io il capolavoro di Cagliari sinceramente difficilmente lo scorderò, perché è stato veramente un capolavoro tattico. Poi oggi chiaramente sei gol e la partita di oggi esula un po' da quello che è lo standard, e ce la godiamo tutta perché è così. Però devo dire che ogni tanto ricordare che questa società è nata da poco e sta facendo un percorso fantastico e doveroso. E allora, in attesa che possano arrivare altre voci al microfono di Cristian Siciliani e Antonio Di Gennaro, Nicolas, vengo da te per altri messaggi e considerazioni. Sì, perché c'è stato un messaggio, mi sono chiesto perché questo messaggio. C'è un nostro tifoso che in diretta su Radio Bari e Telebari, pagina Facebook, ci ha scritto "Forza Croazia e Belgio". Mi sono chiesto ma perché. Poi ho collegato, non è che sono nel girone del Marocco ai mondiali, è così, Croazia e Belgio sono proprio nel girone del Marocco e questo nostro tifoso vorrebbe che il Marocco sia eliminato proprio nel primo turno al girone eliminatorio dei mondiali. Marcello, ti chiedono un commento sulla prestazione di Dorval, considerando che è un giocatore che oggi ha fatto l'esordio dal primo minuto ed è uno che ha fatto il doppio salto di categoria, quindi è ancora più difficile ambientarsi. Allora sì, ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, c'è stata l'intuizione del direttore che veramente lo ha strappato a tante realtà professionistiche. Lui ha vinto il campionato, giocava in Serie D a Cerignola, è stato uno dei protagonisti e alla prima presenza lo è stato anche qui al San Nicola. È un peso piuma con una forza offensiva pazzesca, una gamba che va veloce. Abbiamo visto quante sovrapposizioni ha fatto. Certo non è stato impegnato tantissimo lui e la difesa quest'oggi, però ricordiamoci che il secondo e il terzo gol sono frutto di un suo assist, quindi hanno fatto due assist quest'oggi e ha fatto una partita fisicamente importantissima, tecnicamente non ha sbagliato praticamente nulla, neanche tatticamente, quindi devo dire che lo rivedremo parecchie volte, soprattutto al San Nicola. Non ha fatto gol oggi, Marcello ha realizzato soltanto un assist, ha fornito l'assist per Schidler, però ci sono state anche tante altre giocate dal punto di vista tecnico, di grande pulizia di Salcedo, che è un 2001 ma dimostra grande maturità anche calcistica, ha avuto più di 50 presenze in Serie A. Che cosa può dare all'attacco del Bari un giocatore di questo tipo nel medio-lungo termine, quindi parliamo fino a fine campionato? Ma tantissimo, Nicolas, considera che potrebbe essere il sostituto di Antenucci. Antenucci che è un attaccante pazzesco alla sua età, ci fa vedere sempre delle giocate strepitose, però il campionato è lungo e lui ogni volta che entra, anche sul 3-0, 4-0, dimostra di avere tanta qualità e di bruciare le tappe, di voler conquistarsi questa maglia da titolare, che è fondamentale come aspetto mentale. Oltre che a livello qualitativo è un ragazzo che forse è un po' sprecato per questa Serie B, lo dimostrerà con noi, col Bari, e ci farà vivere delle giocate importanti, l'ha già dimostrato anche in altre partite, non soltanto oggi. Ha una naturalezza nel saltare l'uomo e nei confronti della palla, nella gestione della palla, è veramente un ragazzo molto tecnico, quindi con quella rapidità che lo contraddistingue sicuramente saltando l'uomo creerà sempre problemi alle difese avversarie. C'è stato un altro tema toccato dal presidente nell'intervista che ha appena rilasciato ai nostri microfoni. Ha detto: ho trovato uomini veri, il mister si preoccupa di tutti i giocatori dal punto di vista umano. Poi ha detto anche: se si tratta di un sogno non svegliatemi, questo è un altro discorso. Marcello, Polito ci ha sempre detto: io quando vado a scegliere i giocatori, quando anche ho pensato alla scelta dell'allenatore, valuto prima il lato umano.
prima il chi e poi che cosa andiamo a fare. Credi sia la strada giusta in generale, al di là del Bari? Cioè, si dovrebbe andare sempre in questa linea, in questa direzione, anche dal punto di vista lavorativo? Assolutamente sì, ci credo fortemente. Tant'è vero che i progetti più fallanti sono sempre quelli che non tengono conto di queste basi, ma soltanto del nome o del giocatore di grido per accontentare la piazza. Invece è importante, è importantissimo quello che ci hanno detto, andare a capire chi ti stai mettendo in casa, chi viene a chi si inserisce in questo gruppo, come ha detto il presidente, di uomini, di ragazzi per bene, che lavorano tanto e lavorano col sorriso. Ora, mentre noi parlavamo, tutto il resto del gruppo che non ha giocato è stato in panchina, ha visto la gara, e chi ha giocato pure ha fatto allenamento fino a un minuto fa. Quindi vuol dire che non si molla niente, non si lascia nulla al caso, non si vive sugli allori, ma si sa perfettamente che bisogna pedalare per poter essere protagonisti in questo campionato. Anche perché poi, insomma, Polito è stato due volte profetico, possiamo dirlo, sia nella scorsa stagione quando aveva presentato Mignani, ha detto perché dovrei prendere per forza un allenatore di categoria che ha vinto campionati in passato. Mignani sarà la prima volta che vincerà il campionato, e così è stato. Quest'anno lo stesso, Marcello, no? Per quanto riguarda il mercato, tutti chiedevano questo famoso attaccante di categoria, questo attaccante con grande esperienza. Ce l'avevamo in casa, Ce l'avevamo in casa, ma grazie a un'intuizione, no, del direttore sportivo Ciro Polito, perché lui ha detto va bene questo attaccante, ma devo far crescere i miei prodotti che ho in casa, e perché non puntare sull'esplosione di calciatori poi come Khedira, cosa che poi si è verificata. Ma guarda, Michele, la semplicità e l'umiltà di questo direttore, di Polito, è impressionante. Lui viene da un mondo del calcio, conosce benissimo determinate dinamiche, non si piega a nulla di compromesso, va avanti per la sua strada, ha capito che quella è la ricetta giusta per poter essere protagonisti con la sua testa, con le sue idee, con il suo modo di vedere il calcio. E questo gli ha fatto bruciare le tappe, perché parliamo di un ragazzo sostanzialmente, ha smesso da poco, però ha già fatto dei risultati pazzeschi a livello sportivo. Sicuramente farà una carriera strepitosa, perché non si monta la testa, non lo smuovi da quelle che sono le sue convinzioni, va ad analizzare qualsiasi cosa, sia in ambito tecnico, e quindi i ragazzi che poi compongono la rosa della squadra, ma anche del gruppo di lavoro, anche con noi stesso è attento al settore giovanile, ci sprona, quando c'è qualcosa che non arriva nell'immediatezza lo pretende, ha un viso bello, sempre allegro, però sul lavoro non lascia nulla al caso, quindi veramente devo fare i complimenti a questo ragazzo e fare un bocca al lupo, perché insieme al bocca al lupo a lui lo facciamo a tutti quanti noi. E allora, noi siamo sempre in attesa che possano arrivare altri tesserati al microfono di Cristian Siciliani. Purtroppo abbiamo le linee occupate, quindi non possiamo far intervenire i telespettatori da casa, però potete sempre scriverci sotto le nostre dirette Facebook. Quindi, Nicolas, vengo da te, sì, perché immagino ci siano tanti messaggi. Tantissimi messaggi oggi, grande entusiasmo. Un messaggio con il maiuscolo: classifica, vogliamo la classifica. Sì, perché effettivamente è un punto importante di quest'oggi, perché il Bari adesso è primo, a pari punti con il Brescia, battuto oggi 6-2, e con la Regina, che ha perso in casa del Modena, che aveva totalizzato soltanto 3 punti in 6 partite. Questo ci ricorda di quanto questo campionato sia tutt'altro che scontato, e quanto ogni vittoria su qualsiasi campo abbia valore in questo campionato. Marcello, io ti chiedo, ma questa partita per certi versi era anche un po' più complicata di quella di Cagliari? Cioè, il Bari oggi ci arrivava dopo la vittoria con il Cagliari, in casa, con un grande pubblico da dover vincere, con un po' più di pressione. Chiaramente esame superato, però andando nel pre-partita poteva essere molto più insidiosa.
Senti Nicolas, sinceramente non sono d'accordissimo, nel senso che sì, è giusto il tuo, la tua disamina, però conoscendo la squadra era Cagliari lo scoglio più grosso da superare. È stata veramente un qualcosa di perfetto, abbiamo aspettato, abbiamo fatto, curato benissimo la fase difensiva, non siamo stati precipitosi, sapevamo che dovevamo colpire in una, due, tre, barra tre azioni offensive, l'abbiamo fatto, non ci siamo disuniti dopo quando è stato espulso Puccino, ecco quello è il capolavoro, quello è il capolavoro assoluto di questo campionato. Brescia si prepara da sé, 20.000 spettatori, la giornata è perfetta, condizione atletica, psicofisica, tutti i ragazzi a disposizione, il Brescia che comunque è una squadra che gioca, quindi non specula, e tant'è vero si è visto, abbiamo fatto 6 gol, era una condizione ideale per poter fare la zampata giusta e l'abbiamo fatta. Cagliari quindi, che oggi io ritengo più Cagliari che Brescia. Cagliari che oggi, Marcello, ha perso 4-1 in casa contro il Venezia. Venezia che affronteremo noi sabato prossimo fuori casa. In Laguna, come in Laguna, si arriverà con il traghetto allo stadio. Ti chiedono però una valutazione su Foloruscio, perché Foloruscio quest'anno ha tolto il posto numericamente a De Rico. De Rico che entra anche bene a partita in corso, però questo giocatore qui interno di centrocampo è terzo gol in campionato, praticamente ai numeri di un attaccante. Impressionante per inserimenti Foloruscio anche. Assolutamente, stiamo parlando di un ragazzo che strappa, cioè fisicamente ha una gamba proprio che strappa, oggi l'ha fatto in 4-5 circostanze, è ripartito da centrocampo portandoci via avanti la palla, oltre che regge il contrasto fisico, la botta fisica l'avversario, poi riparte strappando sul terreno di gioco in velocità. E poi si inserisce, segue l'azione offensiva, è un ragazzo proprio forte fisicamente, oltre che tecnicamente e tatticamente, sta crescendo tantissimo, quindi ritornando a Ciccio D'Enrico, i ragazzi lo sanno, quando in campo ci sono 11 giocatori che danno il massimo, che corrono come in assoluto più degli altri, soprattutto degli avversari, quando danno curano entrambe le fasi, ecco, è lì che chi sta in panchina capisce che per reggere determinati ritmi non è semplice, bisogna dare merito a chi sta in campo, ecco perché tutta la panchina ha aspettato la squadra nell'intervallo e sono coesi, perché sanno che chi va in campo non va a prendersi la maglia a giocare di fino, ma va a dare battaglia, quindi quando poi uno rimane in panchina è consapevole del valore del compagno, non perché Foloruscio è meglio di D'Enrico, però in questo momento sta andando a ritmi altissimi, quindi D'Enrico quando entra è contento di entrare, perché anche 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti può dire la sua e quindi è gratificato. È tutto lì il segreto di quello che stiamo vivendo, un gruppo che è consapevole della propria forza, della forza dei titolari, della forza dei panchinari. Ancora messaggi, sì, Nicolas. Sì, ancora messaggi, perché oggi ho notato tanti messaggi di questo tipo, ovvero c'è Sasà che ci dice: sono 35 anni che seguo il Bari, non ho mai visto una squadra esprimersi a questi livelli. E poi sempre nello stesso messaggio ci scrive: comunque vadano le cose, godiamoci il momento molto magico e coccoliamo i nostri beniamini. Credo che in questo messaggio ci sia tutta l'atmosfera del tifo biancorosso in questo momento. Marcello, che giornata è stata sugli spalti? Te lo chiedo da giornalista, te lo chiedo da tifoso della squadra che però manca al San Nicola dal pre-Covid praticamente. È stata una giornata fantastica, ha sfilato il pullman, hanno sfilato le società affiliate, pre-gara, c'erano 24.000 spettatori se non erro, tutti saltavano, c'era anche il tifo avversario, è stato tutto bellissimo, c'era un sole che ha riscaldato ancora di più questa partita, è stato un bel vedere a livello tecnico, ci sono stati tanti gol, è uno
spot per il calcio internazionale, non soltanto nazionale e nostro. Abbiamo, se non erro, leggevo, siamo la 60ª forza sportiva mondiale, europea se non erro. A livello europeo, sì. A livello europeo, sì, e poi ottavi in Italia. Ecco, se voglio, la Lega vuole fare uno spot per la Lega di Serie B, per questo campionato, non può che non prendere in considerazione quello che è successo quest'oggi allo stadio San Nicola, e ritengo che su queste basi le prossime partite sarà ancora più uno spettacolo. Marcello, uno dei protagonisti di questo incontro è arrivato ai nostri microfoni, c'è Nicola Bellomo. Cristian, vengo da te. Sì, con Nicola Bellomo. Nicola, è stata una partita straordinaria di tutta la squadra. In questa partita straordinaria c'è stato anche il ritorno al gol con la maglia biancorossa di Nicola Bellomo. Me le racconti queste emozioni? No, siamo contenti della vittoria perché in settimana, con la sosta che c'è stata, l'abbiamo preparata molto bene, anche perché sapevamo sia l'importante della gara che l'avversario che trovavamo, che era in un momento di forma come noi, migliore. Poi, al di là del risultato, che è la cosa che conta, aspettavo sto gol perché, sai, segnare qui è una cosa che mi sono emozionato tantissimo. Neanche i primi anni che giocavo qui mi sono emozionato come oggi. L'ultimo gol quando l'avevi segnato, anche con la maglia della Reggina? Più di un annetto fa, sì. Quindi lo cercavo, ma sia personalmente, ma poi per farmi vedere anche qui che sono ritornato per restarci. C'è qualcosa di strano, io avverto, perché un'alchimia che si sta creando. Perché questa squadra, anche in momenti difficili, ha sofferto. Oggi ha dato lezione, diciamo, di calcio, tecnico, fisico, mentale. E ovviamente voi giustamente si parla di salvezza, però in cuor vostro, grande umiltà, ma l'ambizione ci deve essere, il sogno bisogna coltivarlo. Come hai detto tu, il sogno ci deve essere sempre, però ovviamente devi guardare anche la realtà, cioè oggi siamo alla 7ª giornata, è bello stare lì, però lo sai meglio di me come la Serie B, che cambiano da un momento all'altro. Io la cosa che dico sempre, ma non per fare giri di parole, eccetera, eccetera, per me bisogna arrivare, cioè la soglia della salvezza. Poi quando arriviamo prima a quei punti lì, è giusto che poi uno inizi a dire sono arrivato subito a quei punti, è giusto che guardiamo su. Beh, però sembra un po', diciamo, no, esagerato. Il problema è che il Bari è ancora una squadra immatura. È una squadra che non aveva ancora vinto in casa, che oggi l'ha fatto, vincendo per 6-2, ma non sia 0, perché sbagliato. Non è che il Bari è passato dal 4-2 al 6-2. Cioè, sono tutti questi elementi, ha messo sotto la capolista. Perché imprendere un sogno? Perché i tifosi oggi dicono questo Bari può andare in Serie A, diciamo. Tu pensi che non lo voglio o non lo vogliamo? Penso che lo vogliono tutti. Però siamo alla 7ª giornata, è giusto mantenere i piedi per terra, però se le cose vanno così poi è giusto che ci iniziamo anche noi. Però noi dentro lo sappiamo, è normale che non veniamo a dirlo fuori. Piedi per terra e andiamo avanti. No, sai perché ti dico? Perché questa è una squadra che è nata per giocare a pallone, si vede, no? La qualità, anche il sistema, ma poi sono... avete la possibilità di arrivare in gol tutti, possono far gol i centrocampisti, i registi, gli attaccanti e anche, diciamo, i difensori. Questo è un segnale importante perché non so, ora non ho visto i dati, ma credo sia il miglior attacco dopo questi 6 gol il Bari, poi quello che ha fatto fare 4 gol a Verona in Coppa Italia, quindi ci sono tutte le premesse. Giustamente uno rimanere piedi per terra, e ho detto umiltà, ma ci deve essere una grande ambizione. No, questo è vero. Io ti dico, dal primo giorno che sono arrivato qui si vedeva che c'era un gruppo molto amalgamato, cioè ci hanno fatto sentire importante anche i nuovi dal primo giorno, quindi è normale che quando vedi la disponibilità a loro è giusto che poi dai tutto, sia in allenamento, in campo, anche quando non giochi puoi essere un po' arrabbiato, però si nota quella cosa che hai detto, siamo un gruppo. Poi, come ti ho detto, in settimana lavoriamo tanto perché lo staff ci fa lavorare tanto e alla fine i risultati si stanno vedendo, quindi è giusto credere su quello che stiamo facendo. Ricordi il tuo ultimo gol
al San Nicola quando l'avevi realizzato, e torno sul tuo gol di questo pomeriggio, l'hai fatto sotto la Nord, per te che questa maglia poi ce l'hai cucita sulla pelle, Nicola. No, me lo ricordo, l'ultimo gol contro la Pro Vercelli, però ti ho detto, non lo so neanche io, cioè l'emozione che ho provato oggi, cioè che dal primo giorno che sono arrivato qui il pensiero era sempre quello, cioè perché c'era un po' di titubanza in giro, quindi volevo subito non dimostrare, però almeno di far capire alla gente che avevo lasciato le cose un po' così e così. E ti volevi riprendere Bari? Mi voglio riprendere, sì, diciamo, no, Bari, perché sennò sembra, dai, mi voglio divertire. Senti, la dedica classica dopo un gol? No, la mia dedica, lo sai, è sempre per mio padre, perché è quella lì, e poi per mia moglie e i miei bambini specialmente, che adesso, specialmente mio figlio, inizia a capire, cioè lui non è che capisce tanto di calcio, non gli interessa, però mo, sai, gli amichetti a scuola gli fanno tante domande e si sta un po' interessando, invece la bambina è molto sveglia, come si dicono che le donne stanno molto avanti, quindi lei capisce tutto, anche se è più piccola dell'altro. Nicola, grazie. Grazie a voi. Bocca al lupo. La bambina ha preso la tua moglie. La genuinità di Nicola Bellomo, Marcello, no, è un ragazzo davvero semplice, determinato, è tornato nella sua città, voleva dimostrare di poter meritare di indossare questa maglia. Io posso soltanto, no, come si dice, immaginare la gioia per un barese segnare con la maglia della propria squadra del cuore in una splendida cornice come quella che presenta ogni qualvolta si gioca in casa poi il San Nicola. Beh, effettivamente è così, un ragazzo genuino, barese doc, verace, e quindi per lui ancora di più questa emozione difficilmente la scorderà, e ha detto delle cose giustissime. Doveva ritornare per mettere a posto qualcosa nella sua terra, e c'è stata all'inizio un po' di diffidenza, non hanno capito bene, così come invece il direttore sapeva perfettamente, il mister sapevano perfettamente cosa potesse dare a questa squadra, e quindi questo modo di ritornare a Bari è stato fantastico. Oggi il gol è la ciliegina sulla torta, però sta facendo delle prestazioni ad altissimo livello, gioca, non gioca, come abbiamo detto prima, ecco, ho sentito le parole, ha dato forza a quello che abbiamo detto noi prima, no? Che chi in panchina riconosce che chi è titolare sta dando qualcosina in più, quindi non vede l'ora di entrare per poter dare ancora più di chi è uscito, quindi su queste basi si crea un grande gruppo. Per quanto riguarda Nicola, oggi non ha fatto soltanto quel grande gol di sinistro che è stato molto cercato, perché è andato sul secondo palo, un inserimento da centrocampo, quindi è stato premiato, ma anche la palla del primo gol è stata veramente fantastica, dosata perfettamente per Folo Ruscio, era difficile non fare gol con quella punizione. Nicolas, vengo da te. Mi è piaciuta di Bellomo la sincerità, l'onestà in questo caso, la volontà di tornare al gol con la maglia del Bari, e dice in questa intervista che abbiamo sentito qualche minuto fa: al di là del risultato aspettavo sto gol. Finalmente onestà anche rispetto a quelli che sono gli obiettivi personali del centrocampista biancorosso, che si è dimenticato in realtà che il suo ultimo gol in Serie B con la maglia del Bari è stato sempre con il Brescia, non con la Pro Vercelli, gran gol da punizione in quel caso lì. Marcello, ti chiedo dal punto di vista, diciamo, ideologico, sei d'accordo con ciò che dice Bellomo, ovvero prima soglia salvezza e poi si vede dopo queste 7 partite? Sì, d'accordissimo, chiaramente anche senza adesso etichettare questo campionato, ecco, a me non piacciono le conclusioni affrettate, siamo in fase di partenza di questo campionato, non è neanche corretto dire soglia salvezza o altro, sbilanciarsi, dobbiamo andare avanti come dei treni senza guardare la classifica, chiaramente. Marcello, parlo come squadra, parlo... Marcello, scusami se ti interrompo, dimmi tutto. È arrivato subito Salcedo ai nostri microfoni. Cristian, torno da te.
Sì, Salcedo, non poteva esserci no regalo di compleanno migliore per te con questo rotondo sia due contro il Brescia. Ci hai messo anche la tua firma, entri e fai quell'assist vincente a Schindler. Toccherà a lui ora farti subito un regalo. Sì, ho già detto che mi devi pagare la cena. Comunque, no, bella vittoria, ci serviva, perché comunque vincere fa sempre bene. E niente, adesso pensiamo alla prossima. Quando sei arrivato ti aveva impressionato il pubblico dopo le prime partite che avevi visto? Dopo oggi cosa puoi dire? Perché oggi è stato qualcosa di spettacolare in campo, fuori, per questa squadra che veramente ha qualcosa di strano dentro, di che si sta creando. No, sì, loro sono 12° uomo, ci danno una carica allucinante. Poi è bellissimo quando saltano, hanno iniziato a incitarci, tutto è veramente qualcosa di straordinario, sono rimasto veramente a bocca aperta. Mi racconti anche l'esultanza al gol, quel balletto lì? No, ero felice, noi ogni settimana balliamo, ridiamo, questa è anche la nostra forza, che siamo un gruppo che ci divertiamo, amiamo quello che facciamo e quindi così è uscito spontaneo. E sei un talento che a 16 anni già giocava a certi livelli, e sei giovane, e come ruolo, diciamo, tu con il calcio moderno puoi fare tre quarti, l'esterno, la seconda punta, quindi diciamo, non dare punti di riferimento. E questo diciamo così, e anche cercando poi il gol. Sì, col mister abbiamo parlato questa da quando sono arrivato, mi piace giocare in qualsiasi ruolo, basta che sono libero, mi piace giocare con i miei compagni, fargli assist, fare gol, e il gol arriverà. Oggi è arrivato l'assist e adesso la prossima arriverà sicuramente il gol. Senti, la classifica l'avete guardata, c'è il Bari in testa? Ma la guardiamo in parte, noi pensiamo partita dopo partita, non ci dobbiamo mai accontentare, continuare così con la stessa cattiveria e ci toglieremo tanta soddisfazione. Si può sognare? Tutti insieme, una splendida cornice di pubblico, un gruppo che dimostra di essere sempre più forte. C'è questa consapevolezza? Ma noi rimaniamo umili, con i piedi per terra. Noi prima cerchiamo di salvarci, poi pian piano arriverà tutto. Ripeto, se continuiamo con questa cattiveria e questa voglia di vincere, sicuramente ci daremo tantissima soddisfazione. Davanti concorrenza incredibile, perché poi che dire continua a far gol, sei in Antenucci, entrate voi e vi rendete importanti, c'è davvero una grandissima concorrenza e l'imbarazzo della scelta anche per Mignani. No, certo, questo ci serve a motivarci, a andare sempre forte e niente, finché andiamo così va bene e dobbiamo continuare. Grazie a Salcedo, ancora tanti auguri di buon compleanno. Grazie mille. Michele, sta per arrivare Mignani ai nostri microfoni. Quindi aspettiamo insomma qualche minuto, il tempo che l'allenatore biancorosso si possa posizionare davanti al nostro microfono per l'intervista post partita. Facciamo tutti insieme insomma gli auguri a Salcedo. Tanti auguri. Non avrà festeggiato il compleanno con un gol, ma con uno splendido assist che poi ha portato al gol invece il compagno di squadra Aurelien Schindler. Intanto noi vediamo dalle immagini, è arrivato raggiante mister Mignani. Allora Cristian, torno da te. Mister, è arrivata la, sì, siamo in diretta, è arrivata la prima vittoria al San Nicola, è arrivata con una partita perfetta per qualità, per intensità, per gioco. Me la racconti lei? No, non è che non si può essere felici qualche volta, e oggi bisogna esserlo, perché non capita sempre di vincere partite contro questi avversari in questo modo. Però bisogna anche essere onesti, con calma magari riguardare la partita, sapere che nel momento in cui tu tocchi la palla adesso le palle vanno dentro, e magari nella situazione del gol annullato al Brescia per un centimetro non prendi gol, quindi la cosa che secondo me è evidente in questo momento è l'atteggiamento e lo spirito della squadra, sia nel cercare di proporre gioco sia nel cercare di difendere, che noi abbiamo sofferto anche 10 minuti, un quarto d'ora abbassandoci, probabilmente abbiamo perso le misure. Io ho avuto anche la sensazione che a livello fisico a metà del secondo tempo fossimo un po' in difficoltà, poi invece la squadra è cresciuta, perché secondo me sta bene, arriva in fondo bene, i cambi ti hanno dato tanto, e poi il secondo tempo loro sono crollati un po', secondo me fisicamente, un po' anche mentalmente, perché poi stare sotto di tre gol diventa difficile. Senti Mignani, quello che impressiona al di là del gioco è l'approccio alla partita che questa squadra ha, che è una costante in casa e fuori, che spesso è decisivo e determinante. Mi ha ricordato oggi sinceramente il Bari di Conte, cioè una squadra che entrava in campo e che massacrava la testa, poi magari la partita perdeva anche, no? Però entrava con quel piglio dal primo all'ultimo minuto, e questa è la cosa secondo me più, al di là dei valori di questa squadra, e questo lo dà l'allenatore, perché i calciatori possono essere dei bravissimi professionisti,
ma se l'allenatore non li sa caricare, stimolare e non, senza stare dietro come deve stare, non sostengono questi risultati. Ma lei ha fatto un paragone che è tanta roba, ma io non ho visto il Bari di Conte, o meglio me lo ricordo vagamente, però noi dobbiamo avere lo spirito di una squadra che deve combattere ogni partita, che deve lottare su ogni pallone, e questo mi sembra che in questo momento i ragazzi lo stiano facendo, questa deve essere la priorità. Poi a volte puoi sbagliare uno stop, puoi sbagliare un passaggio, puoi sbagliare una scelta, e si deve passare sopra e si deve andare avanti. Io vorrei che, ma credo che in questo momento i ragazzi lo abbiano capito. Poi ci sono tante altre difficoltà che ha l'allenatore, perché gestire una rosa lunga, gestire tanti giocatori che meriterebbero di giocare al primo minuto e invece gli tocca a qualcuno entrare a 20 minuti alla fine, a mezz'ora alla fine, e a qualcuno addirittura non entrare nemmeno. Quindi dobbiamo essere bravi tutti quanti a goderci il momento, ci mancherebbe. Io so che cosa vuol dire per Bari, credo di capire cosa vuol dire per Bari questo momento, dopo aver mangiato tanta roba cattiva. Adesso stai rialzando la testa ed è giusto anche rialzarla col sorriso e rialzarla con il festeggiamento, andoci da fare, però abbiamo fatto 7 partite, ne mancano 31, noi dobbiamo ripensare immediatamente alla partita col Venezia, che mi sembra che oggi abbia strapazzato il Cagliari. Due cose, Michele, tanto complimenti, perché grazie. Io era tanto non vedevo giocare il Bari così, ma non perché per una partita diciamo quasi perfetta. C'era la sosta, no? Uno poteva dire ma stiamo andando forte, magari poteva essere, invece ho visto una squadra ancora tatticamente, fisicamente, mentalmente, tecnicamente quasi perfetta, a parte i due gol. E poi tu hai creato una competitività sana, questo è l'importante, perché lo spirito di gruppo si crea anche sotto questi aspetti. Ma sono due cose importanti. Fermarsi durante la sosta, soprattutto in un momento buono, può non essere un vantaggio. Invece devo dire che i ragazzi sono stati bravi, perché hanno lavorato bene in queste due settimane. Abbiamo cercato anche noi, lo staff tecnico, i preparatori, di dosare i carichi per farli arrivare bene alla partita di oggi. Secondo me, ripeto, tolto un piccolo calo alla fine, durante il primo tempo, poi la squadra è cresciuta, nel secondo tempo è andata forte. E cercare di coinvolgere tutti quanti, perché c'è bisogno di tutti, perché alzare la competitività in allenamento significa alzare il livello e la qualità della squadra durante la partita. Poi abbiamo giocatori che stanno crescendo, quelli che in questo momento magari giocano meno, che saranno sicuramente utili dall'inizio anche in altre occasioni. Stiamo dando continuità ad un'idea iniziale, perché sono quelli che conoscono meglio, però il nostro modo di giocare, il nostro modo di pensare. Però chi è entrato anche tatticamente molto educato e facendo le cose giuste. Questo vuol dire che c'è applicazione, che c'è voglia di seguire le direttive, e questo è un merito che va solo e esclusivamente sui ragazzi. Dove lo teneva? Adesso è un veterano, cioè, ha fatto 3 assist e ha giocato una partita praticamente perfetta. Ma perché sono loro che sono bravi, è il gruppo che è bravo, è il gruppo che aiuta ad inserirsi quelli nuovi, è il gruppo che aiuta. Ma non è che se gioco io, gioco quelli vecchi. Beh, ci possiamo provare, magari facciamo un amichevole del giovedì, però. No, ma è un giocatore che abbiamo deciso di prendere, veniva dalla Serie D, ma pensavamo che potesse essere utile anche in Serie B, quindi oggi è partito un po' timoroso, un po' timido, poi piano piano si è sciolto. È normale che giocare più minuti ti aumenta la sicurezza, ma quello che è importante è che sia stato aiutato da tutti i compagni, che abbia fatto le cose che doveva fare, le ha fatte bene. Mister, non solo trovare tante prestazioni individuali di livello in una prestazione importante di squadra, mi riferisco a Di Cesare, Maiello, Foloruncio, Antenucci, che dira, su chi si vuole soffermare? Ma sull'atteggiamento di tutti, vedere Antenucci alla sua età rincorrere un terzino, vedere Foloruscio crescere a livello tattico rispetto alle prime giornate, vedere Di Cesare che mi sembra gli siano ricresciuti i capelli, e dimmi poi chi hai nominato, e questo è Maiello e così via, ma nominando tutti, spero e mi auguro, come vi dicevo l'altra volta, che sia frutto del lavoro. Poi i risultati ti fanno sempre vedere tutto bello.
C'era la fase offensiva che ovviamente noi l'abbiamo sempre fatta bene, però Cosenza e Cagliari ha dimostrato che questa squadra sa anche soffrire e è migliorata molto sotto l'aspetto proprio tattico, dicevi di Folorunso, lo stesso Maiello, Maita, e credo che oggi si sono visti tutte queste qualità, soprattutto diciamo giocatori che hanno proprio queste caratteristiche. Noi abbiamo parlato molto in settimana, sai, quando vinci a Cagliari contro una squadra che ha tanti giocatori che hanno fatto la Serie A, qualcuno nazionale, devi cercare di capire i motivi per cui vince. Il motivo è stato lo spirito di sacrificio, la compattezza. Le partite sono lunghe, non puoi pensare di risolverle in un quarto d'ora, 20 minuti. Tu devi avere sempre equilibrio. Se hai equilibrio e in questo momento non riusciamo a fare gol, se hai equilibrio poi riesci a fare gol, vinci la partita. Se non hai equilibrio per fare gol, ti sbilanci, prendi ripartenze, prendi contropiede, corri all'indietro, fai il doppio della fatica e perdi sicurezza. Insomma, nel frattempo ha messo in difficoltà noi, perché adesso realizzare un servizio televisivo di 3 minuti con quel po' di cose non è facile, adesso sarà un problema per noi. Scherzi a parte, l'ultima domanda davvero, poi dopo, Karen, ma con che cosa riduppa i calciatori? Perché sembrano dotati rispetto agli avversari. Non esageriamo, nel senso che so che è una battuta, e noi crediamo tanto nel lavoro, poi in questo momento sta pagando e cerchiamo di farli allenare bene, loro sono dei grandi professionisti, loro stanno capendo che stiamo diventando una squadretta e che se vogliamo continuare a rimanere una squadretta che può dar fastidio bisogna lavorare in un certo modo. Ringraziando l'ufficio stampa Leonard Pinto per la pazienza, ultimissima domanda, c'è stato un momento in cui si è goduto davvero tutto lo spettacolo del San Nicola? Sì, poi mi è bruciato un po' prendere 2 gol, come immagino e penso che sia bruciato ai ragazzi, e quindi loro sanno che se per un attimo ti distrai succedono i disastri, però è bello, bellissimo percepire l'apprezzamento della gente che io ho percepito oggi, ma è facile perché hai vinto, ma l'ho percepito anche in altri momenti magari dove la squadra non ha vinto, quando abbiamo pareggiato in casa. Volevamo dedicare una vittoria perché in casa non ci eravamo ancora riusciti, la dedichiamo sicuramente ai nostri tifosi e gli chiediamo di continuare a starci vicino e gli promettiamo che continueremo a cercare di combattere su ogni palla per fare più punti possibili. Grazie mister, grazie, complimenti. Grazie. Ciao. Torniamo in studio, queste anche le parole di mister Mignani. Noi abbiamo finito per questo pomeriggio con le voci dal San Nicola. Marcello, un'ultima battuta così poi ti liberiamo anche, insomma, sulle parole del tecnico biancorosso, che è riuscito anche a godersi il San Nicola pieno, festante, che inneggiava giustamente alla squadra, altro che squadretta, io direi che sta diventando uno squadrone. Soddisfazioni quelle del mister, perché chi lavora poi raccoglie i frutti, quando raccogli i frutti è giusto festeggiarli, però ha detto parole sacrosante, dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare già alla prossima partita a Venezia. Per il resto ha ribadito un po' quello che ci siamo detti prima. Ecco, c'è una novità che volevo così condividere in questo momento. 2 secondi fa è finita la partita della primavera a Latina, abbiamo vinto 1-0, quindi anche per questo questa giornata diventa sempre più bella. Oggi è anche il mio compleanno, quindi tanti auguri Marcello. Auguri Marcello, tanti auguri. È il tuo compleanno, festeggi insieme a Salcedo allora, dai. Bravo, difatti potevamo fare una bella coppia d'attacco se non fosse stato per questo infortunio. Una seconda punta e una prima punta, Marcello. Bravo, sì. E allora un grazie a Marcello Sansonetti, coordinatore del settore giovanile e responsabile del progetto SSC Bari Generation. Marcello, davvero grazie per essere stato con noi questo pomeriggio. E ancora auguri. Grazie a voi, un saluto. E allora noi però ci spostiamo, prima di chiudere, ancora al San Nicola, perché vedo collegati Cristian Siciliani e Antonio Di Gennaro. Possiamo dire che oggi abbiamo vinto tutti, anche con i pronostici, li abbiamo azzeccati tutti praticamente. Addirittura anch'io, che ho detto Benali che era in fuorigioco sul gol annullato.
È vero, ci è andata di lusso, è andato davvero tutto bene, perché è stato, come abbiamo detto anche in Radio Cronaca, un Bari straordinario, un Bari da pelle d'oca, un Bari che ha rifilato 6 gol a quella che era la capolista del campionato di Serie B, e ora lì davanti ci siamo anche noi. Ci siamo anche noi con merito, perché siamo una squadra che, come ho detto più volte, è costruita per giocare a pallone, bene, con qualità. Poi i due gol che abbiamo preso, sicuramente, come lo stesso Mignani ha affermato, dispiace, perché quando fai questa prestazione i due gol magari vanno un po' a smussare, però credo che abbiamo centrato sotto ogni livello. Poi anche la sosta era temibile, sai, quando stai bene possa rallentare, invece ho visto una squadra a livello fisico, quindi non abbiamo dato merito e anche valore, e i complimenti allo staff atletico, il professor D'Urbano e tutti i loro componenti, perché oggi io ripeto, da 10 anni non vedevo giocare il Bari così, ma al di là dei gol, proprio come prestazione, come atteggiamento. Poi ci sono anche i momenti, come ha detto anche Mignani, no? Se magari il 2-1 viene assegnato, puoi rischiare, puoi, non dico soffrire, ti possono cambiare piede, però poi da lì è scaturita una prestazione disumana dove tutti possono fare gol. Insomma, io vi chiedo anche se vi state già preparando mentalmente per la trasferta in Laguna, la prossima a Venezia, un Venezia che, a parte gli scherzi, poi comunque ha vinto in casa del Cagliari per 4-1 questo pomeriggio. Ci stiamo preparando, però questo è un Bari che ci dà assoluta fiducia, perché ha lo stesso atteggiamento sia in casa sia fuori, stessa mentalità, stessa voglia di proporre calcio, di proporre gioco e di vincere le partite. Anche perché nelle ultime 3 gare, le 2 che abbiamo vinto fuori casa e oggi, anche a livello proprio tattico e difensivo, sappiamo difendere meglio, con più uomini da squadra, e questo era un po' il punto dopo le partite che abbiamo fatto sia a Perugia, anche vincendo, Palermo e Spalle in casa, dove abbiamo, diciamo, eravamo un po' scoperti a volte, ci allungavamo. Invece anche oggi abbiamo dimostrato che questa squadra, oltre ad attaccare, sa anche difendersi, e poi porta sempre tanti uomini. Ripeto, oggi hanno fatto gol Chedira, Scheidler, Bellomo, Antenucci, insomma tutti possono fare gol, questo sia un valore aggiunto. E poi, come detto a Mignani, questa competitività sana che ha creato, che poi è il vero diciamo, tassello importante per formare un gruppo e per fare risultati. Diventiamo 3, perché ci raggiunge anche il nostro Enzo Tambora con postazione. Eccolo Enzo. Beh, allora, diciamo una giornata molto particolare, perché sono tornato a commentare per Sky una partita e non capita tutti i giorni di ricominciare e commentare un 6-2, insomma, quindi insomma è una gran bella cosa. Devo dire che è stato spettacolo, perché diceva bene Antonio, da quanto tempo non vedevamo il Bari giocare in questo modo. Io ricordo, ecco, resta tra quelle partite, non so, come quando il Bari della meravigliosa stagione fallimentare vinse con l'Empoli, ti ricordi quella partita 3-0 contro l'Empoli di Sarri? Ricordo altre partite belle, ma questa è stata stupenda. Devo dirti la verità, cioè il primo tempo con la Spal non era molto diverso da questo. Stavolta però la squadra ha insistito, cioè il Bari non si è mai fermato, anche sul 3-0, sul 4-0, sul 5-0, ha continuato ad attaccare. C'è una mentalità pazzesca, questo è il segnale più bello che... Cioè, ho visto la squadra aggredire gli avversari, triplicare le marcature, anche quando era con 4 gol di vantaggio, quindi è un bel segnale, un segnale di crescita dal punto di vista della mentalità. Poi l'altro segnale bello, sai qual è? Che chi entra gioca bene. Va bene, cioè Dorval, avresti mai immaginato una partita del genere? Dorval è entrato in 3 azioni da gol decisive. Gli ultimi 2 acquisti di mercato, Salcedo e Schindler, confezionano il gol insieme. Peraltro Schindler, mica male. Giocatore, sta a giocare a calcio, si vede. Poi devo dire, voglio fare i complimenti a uno che magari oggi non fa gol, voglio fare i complimenti a tutti, però la partita di Maita è stata mostruosa. Cioè, è chiaro che oggi non appare, perché comunque segnano gli altri, ma Maita come ha giocato? Ma che partita ha giocato Maita? Come lo stesso Maiello, è in mezzo, Maiello. Davvero centrocampo del Bari, che ha fatto gol. Altre squadre ce perdevamo palla, tu mi insegni Antonio, perdevamo palla ed eravamo già di nuovo compatti. Il Brescia non aveva, il Brescia faceva tocchi di palla, 10 tocchi di palla per trovare uno spazio, perché siamo stati compatti dall'inizio alla fine, quindi sì. È veramente una grandissima, dai, ce lo meritiamo tutti, ce lo meritiamo, sì. Anche noi di Telebari, che abbiamo seguito il Bari da sempre, che l'abbiamo seguito ancora di più quando è sceso in Serie D. Devo dirti che, posso dire una volta tanto, lo merita tutto l'ambiente biancorosso, ma lo meritiamo anche noi. Cioè. E allora Cristian, credo che... No, Antonio, sì, vai.
No, e questa è la mentalità che ha creato l'allenatore, perché poi vedi lui cosa ha detto, si è arrabbiato per i due gol, e questo l'allenatore deve fare. Tu vinci 6-0, vai a analizzare domani o quando sarà la partita, devi analizzare questi due gol, perché anche nelle cose che, come oggi, che andava tutto perfetto, quei due gol ti devono far riflettere, perché sono le cose da, diciamo, per certi versi da migliorare. Sembra un paradosso, ma è così. Noi prepareremo, Michele, una grande puntata lunedì sera del Bianco e il Rosso TV Sport, e faremo a meno purtroppo di Antonio Di Gennaro, perché riceverà un premio alla carriera a Catania, però so, Antonio, che bolle anche qualcos'altro in pentola. Sì, c'è qualcosa di interessante a giorni, verrà fuori, lo comunicherò, verranno fuori certe situazioni, ho raccontato un po' la mia vita. Uscirà un libro? Sì, un libro che tra il Covid e tutto abbiamo perso un po' di tempo, però insieme al nostro amico Rino Lo Russo, speriamo che venga tutto, tutto bene. È chiaro, ci mancherebbe altro. Ti conosco da 30 anni, ci conosciamo e ci vogliamo bene da 30 anni. Cristo è il mio compagno di viaggio, e quindi posso dirlo? Io sono una figlia che è la sua età, quindi poi ritiro il premio alla carriera, Svashbeck proprio. Romantico a Venezia. Sì, ma si parte alle 5 della mattina, insomma. Comunque grazie veramente a tutti, perché, ripeto, io oggi mi sono emozionato, come ho visto emozionato il presidente De Laurentiis. Sì, devo dire che vero. Questa è la dimostrazione che si sta creando qualcosa di strano, di magico, di un'alchimia, qualcosa di importante. Coltiviamola, soprattutto perché il calcio è fatto di divertimento, di sogni e di spirito, e lo spirito di questa squadra ce l'ha. Michele, permettimi di chiudere la puntata anche ricordando due tifosi biancorossi, il professor Germano a 2 anni dalla sua scomparsa, ma anche Leo, il seguace per sempre che gli ultrasbari, i seguaci della Nord, hanno ricordato in settimana. Loro idealmente dedichiamo questa puntata e quella che è stata poi anche la splendida vittoria del Bari. E allora ringraziamo il tridente pesante dal San Nicola, Siciliani, Di Gennaro, Tamborra, grazie, appuntamento ovviamente pesante, a lunedì. Siamo in gran forma, siamo 30 gol li siamo fatto, dimagriti tutti, guarda qua che linea. Dov'è? Ciao Michele, ciao Cristian. Grazie, grazie Cristian Siciliani, Antonio Di Gennaro, Enzo Tamborra, grazie anche a te Nicola Scariglia, grazie per essere stato con noi, grazie anche a voi per la cortese attenzione, appuntamento con lo sport che torna lunedì mattina nello spazio del Buongiorno Bari. Ciao.